sono anche due tovagliettine di quelle natalizie. No, ma hanno mandato su i fumetti. Ma io boh. Quindi ecco perché pesava così tanto. Ah, le lucine per l'albero. Credo che avevano comprato, mi sa, Ferrari. Bello. Il funny wafer. Oh. Questo gli avevo detto. Che non, noi non ce l'aveva mica data l'altra volta. Vabbè, ma c'è una scatola intera di cioccolatini lì. Oh, ci sono le formine per fare i biscotti natalizi. Adesso mi metto subito a fare quelli di pan di zenzero. Ci sono un po' di decorazioni per l'albero. Il dado per il goulash e per lo spezzatino. Ci sono i creeper e i legumi. Ciao, Kit Kat. Amore, di Babbo Natale. Io voglio aprire quello dei cioccolatini. Allora, queste con le decorazioni. Tengo un attimo qua. Non volevo disfare il fiocco. Ah, si può scusare così bene. No, vabbè. Ieri, come avete visto, è arrivato il famoso pacco da giù, in realtà è un pacco che mi hanno spedito appunto i miei con qualche decorazione natalizia, visto che mi ero lamentata del fatto di non avere nulla, insomma, qua a casa. Poi in realtà ho trovato tipo quattro decorazioni per l'albero e una specie di ghirlanda di decorazione con i legnetti e un paio di lucine, oltre al calendario fai da te che ho già messo in sala. Comunque mi hanno mandato un po' di decorazioni, un pacco enorme di cioccolatini Lindt, è buonissimo. Quando l'ho aperto faceva un profumo così, così buono di cioccolata, adoro. Dovete sapere che da tantissimi anni mia mamma fa il calendario dell'avvento fai da te personalizzato a me e mia sorella, e da sempre utilizza i cioccolatini Lindt. Quindi ho questo ricordo bellissimo del calendario dell'avvento di dicembre, delle feste, con tutti i cioccolatini Lindt, non solo quelli classici tondi. A me piacciono tantissimo quelli molto fondenti, quindi sia bastoncino che bastoncino con cereali, i tipo gianduiotti. All'interno poi c'erano le formine per fare i biscotti natalizi, che ho fatto subito, non vedevo l'ora di provare. Tra l'altro ho usato una delle ricette del nuovo libro di Carlotta, Cucina Botanica. Sono dei biscotti allo zenzero, cannella, quindi speziati, senza uova, senza burro, c'è dell'olio di semi, non c'è nemmeno lo zucchero ma lo sciroppo d'acero. Sono venuti veramente buoni, l'impasto era un po' duro da stendere, o meglio non duro, era quasi tipo gommoso, non so, è una consistenza a cui non sono particolarmente abituata, quindi ho fatto un po' più fatica del solito, però sono veramente buoni, quindi li rifarò senz'altro. Tra l'altro, una volta fatti, durano fino a 3 settimane, quindi proprio, cioè, non dureranno mai 3 settimane qua in casa, però è comodo sapere che comunque possono durare per più tempo. Niente, io adesso sono super presa bene da questo arrivo, dalla sorpresa poi, perché mi aspettavo ci fossero alcune decorazioni, ma non tutte le cose insomma che c'erano, quindi è stata una bellissima sorpresa. Ah sì, c'erano anche i wafer ungheresi, che prendiamo sempre quando siamo a Budapest. Sono dei wafer, se non sbaglio, tipo artigianali, che si trovano negli ultimi anni anche in alcuni supermercati, ma fino a un po' di tempo fa soltanto in un negozietto specifico. Vabbè, comunque sono super super contenta. Adesso sto facendo il minestrone per pranzo, in realtà io poi lo frullo, quindi forse sarebbe meglio chiamarlo passato di verdure. Con i crostini, senza crostini non c'è gusto.
Tra l'altro, oggi sto aspettando un pacco di filati. Ho ordinato dei filati in mistolana e alpaca. Non vedo l'ora che arrivino perché voglio fare delle cose calde, voglio farmi una berretta. E non ho mai fatto una berretta all'uncinetto, quindi spero che venga bene, però sono super presa bene per questa cosa. Vabbè. Berretto terminato e il pattern che ho seguito era un po' fuorviante, non sembrava dovesse venire così piccolo con il risvolto, perché senza il risvolto in realtà sta abbastanza bene, però mi piaceva di più con risvolto e dalla foto, cioè, doveva essere un po' diverso secondo me. Però fa niente, secondo me è molto molto carino e poi essendo in alpaca tiene un sacco caldo. Quindi sono contenta almeno di questa cosa. Per farvi capire, il berretto è fatto più o meno in questo modo. Comunque non consiglierei il pattern che ho seguito, ma ve lo lascio comunque qua sotto, l'avevo trovato su Pinterest. Doveva essere un berretto da fare in un'ora, ovviamente non ci ho messo un'ora, ci ho messo molto di più. L'idea di base però è carina, mi piace tantissimo il filato che ho utilizzato e sicuramente è qualcosa che riuscirò a indossare ugualmente. Comunque volevo mettere delle lucine qua sopra, ma mi sono accorta che quelle che ho sono troppo corte e quindi non mi piacevano come stavano sullo specchio. Adesso lo lascio così con i pompon mazzucca, che tanto sembrano solo dei pompon, ed è bello che si veda il calendario dell'avvento riflesso nello specchio. L'altra cosa che ho aggiunto è appunto le lucine che avevo preso qualche anno fa alla Lidl, che non ci stavano sullo specchio, le ho messe per adesso qua sopra questa decorazione di legnetti che avevo preso, mi sembra da Migani, comunque un negozio di oggettistica a Riccione. Però anche questo diversi anni fa. Ah, se non sbaglio un occhiello per poterlo appendere, ma è molto pesante. Quindi ho pensato di metterlo qua sopra la cassa del Bose dove c'è la TV. Questa settimana sarei dovuta andare a cercare l'albero di Natale, ma non ho avuto tempo, è stata una settimana veramente dura, piena di cose da fare. Quindi niente, sono ancora da capo. Non so se riuscirò questo weekend magari a vedere di persona qualche albero online, mi fido il giusto. Però vabbè, diciamo che non è proprio la priorità assoluta, quindi prendiamo quel che viene. Alla fine ho fatto una parte, una strisciolina diciamo a parte che ho unito al cappellino diciamo originale per fargli il risvolto, perché secondo me è molto più carino in questo modo qua.